La comunità di Livigno saluta Monsignor Giuseppe Longhini. Il primo momento a Trepalle, la parrocchia più vicina al cielo. Ci ritroviamo fragili in un mare di tempesta, esordisce. Tante le persone che mi hanno accompagnato, qui sono grato. Ai fedeli domando perdono e comprensione per quello che avrei dovuto fare e non ho fatto. In tutti questi anni il regno di Dio è stato in mezzo a noi. Segno evidente gli oltre 700 bambini che ho battezzato, più di 780 pronti per comunione e cresima, 53 matrimoni, anche i 280 deceduti. Porto con me una grande gioia di aver potuto essere qui per 10 anni in questa comunità di Livigno di Trepalle, dove mi sono trovato bene, ho trovato tanta collaborazione, tanta vicinanza. È una comunità molto, molto particolare, Livigno, sia come un paese ricco di possibilità che vengono offerte, un paese dove ci sono ancora tante nascite, c'è l'apertura alla vita, c'è uno sviluppo. Siamo qui a ringraziarla, dicono i parrocchiani. È tempo di cambiamento. Ogni distacco è fonte di preoccupazione ed incertezza, perché interrompe e mortifica relazioni umane stabilite nel tempo. Don Giuseppe è entrato in questa comunità in punta di piedi e noi come comunità abbiamo sempre apprezzato comunque tutto quello che ha fatto e lo ringraziamo davvero per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità, e anche come amministrazione lo ringraziamo, perché la collaborazione che abbiamo avuto è sempre stata una collaborazione bella, decisa, soprattutto basata sulla comunità e sul bene della comunità. Tra le sue opere, l'apertura dell'oratorio per 50 bambini di Trepalle. L'oratorio Sant'Anna è stato aperto 5 anni fa, quando c'era Don Alberto Erba come collaboratore e come parroco Don Giuseppe Longhini, che ci hanno appoggiato, incoraggiato e sostenuto in questa iniziativa, supportandoci nelle scelte, nelle decisioni, accompagnandoci nelle difficoltà e sostenendoci sempre. Ai più grandi sono piaciute le prediche coinvolgenti. È sempre stato una grande persona e ci ha sempre insegnato che alla fine possiamo contare su di lui, anche se poi sarà lontano. Noi sappiamo che lui ci sarà sempre, che non si dimenticherà di noi. Don Giuseppe ci ha sempre seguito nel catechismo da quando siamo piccoli e ci ha comunque lasciato un posto importante dentro di noi e ce lo ricorderemo per sempre. La splendida giornata di sole fa ben sperare per il futuro. L'ingresso sabato pomeriggio del nuovo parroco Don Gianluca dei Cas. Con dispiacere ovviamente lo saluto, però la cosa bella è che lascia ognuno di noi un bellissimo ricordo.